Giulia, le ultime due regate di qualificazione non sono andate benissimo. Cosa è successo? No, nella prima abbiamo fatto una bellissima prima bolina, abbiamo girato seconde dietro alla francese e abbiamo fatto tutto il lasco con sempre lì e dietro di noi c'erano la neozelandese e l'olandese. Quindi le primissime della classifica. Sì. Giriamo la boa di lasco e come giriamo la boa... Noi prime quattro ci troviamo in un buco di vento e quelle che arrivano da dietro hanno girato con la pressione e sono riuscite ad appoggiare subito. Dopodiché la francese ha strambato per prima, è rimasta agganciata alla pressione di quelle che avevano girato dietro di noi e anche quelle che hanno girato poi hanno strambato. E noi tre, noi la neozelandese e l'olandese, ci siamo ritrovate in un buco di vento che... c'era 15 nodi tutta la regata e improvvisamente ce n'erano 5 e dall'altra parte ce n'erano ancora i 10, soliti 15, 15. Quindi vedo che se ci pensi ancora ti girano. Ma sì, ma cioè, ci rido anche sopra perché cioè, succedono delle cose che a volte non mi riesco a spiegare, però vabbè. E poi la neozelandese è stata brava perché in tutto questo il vento è andato a sinistra, quindi noi oltre a essere le più a destra senza vento abbiamo anche avuto la sfiga che il vento è andato a sinistra. E, nella seconda bolina pensavamo che il vento ritornasse a destra. Non è successo. Non è successo, anzi dove eravamo noi avevamo meno pressione più destro, mentre invece la neozelandese che invece ha risparato a sinistra ha rimontato prima la boa di bolina con sinistra e pressione. L'ultima poppa abbiamo pensato di farla verso, diciamo, la sinistra del campo di regata, quindi scendendo a destra. Di nuovo ci siamo ritrovati senza pressione e dall'altra parte è entrato vento, quindi tutta la regata in perdita, senza capire molto bene cosa sta succedendo. E abbiamo chiuso none. Nella seconda, invece, siamo partite bene e... abbiamo camminato bene, soltanto che forse nella seconda regata è mancata un po' di comunicazione in tutte e due le boline, perché siamo arrivate alte in lay line tutte e due le boline. E... i soliti 15 nodi di vento poi? No, dopo meno. è calato il vento, poi veniva, era molto rafficato e poi è andato calando e ogni tanto arrivavano delle pressioni, però era molto difficile. E no, nella seconda, sia nella prima bolina che nella seconda, siamo arrivate alte in ley line. E, proprio, fine. Sì. Peccato perché eravamo messe bene. Cioè... finiscono le qualificazioni, ovviamente non è certo in discussione dove, in quale flotta ti trovi. C'è da puntare ovviamente alla gold, non credo che tu sia molto distante. Eri ottava ieri, oggi sicuramente perdi qualcosa, però è tutto aperto. Bah, sì, penso saremmo intorno al 15, una cosa del genere. Però abbiamo ancora, dai, 6 regate, vogliamo. Grazie Giulia, forza. Ciao. Grazie.